corso di studio, diciamo che è iniziato dalla bottega di Gassman, quindi tantissimi anni fa per quanto mi riguarda, e poi è continuato ad approfondire, ho continuato ad approfondire con vari maestri, incontrando anche dei poeti importanti e insieme agli studenti soprattutto, perché hanno collaborato moltissimo anche gli studenti. Quindi la lezione tipo è comunque la Divina Commedia, soprattutto i canti, si entra dentro la struttura musicale del verso, si lavora sull'energia espressiva e sul testo inteso soprattutto come struttura musicale. E si ricerca la profondità del suono, si ricercano anche altri tipi di vocalizzi, di sensibilità sul suono, adoperando anche i mantra. Certo, ci sono anche le filastrocche in dialetto, perché tutta la musicalità da andare un attimo esplorata, quindi l'esasperazione del canto si può trovare, si può inventare attraverso la poesia in dialetto. Due versi della poesia veneta, onde entre le mie de mie, a così tabone, tutte così strambe, qui la vedova bresca veniva da Bellun, e all'otola vi insegna sempre su ambi. Questo è Andrea Zanzotto. Girar con tutte le acque, e la volta di girar con tutte le acque, e la quarta levar la poppa in suso, e la quarta levar la poppa in suso, e la prora ire, e la prora ire. Panorama cinematografico come rapporto del mondo di lavoro è abbastanza, insomma, impegnativo per un giovane, perché non ci sono tante produzioni rispetto a tanti anni fa, insomma sono peggiorate, però come numero, però comunque diciamo che c'è un aspetto positivo dello sviluppo del cinema indipendente, che se non altro c'è molta più fantasia e una risposta giovanile molto forte. E in questa io ci credo tantissimo, perché anche può consentire il rinnovo di un certo cinema, anche che va sempre su degli schemi un po' calcati, un po' senza rischi, propongono sempre gli stessi cast, gli stessi attori principali, e insomma c'è poco rischio, io vedo c'è poca sperimentazione, quindi io credo molto dei giovani in questo nuovo flusso che si sviluppa molto adesso in questo momento. Se fossi negli allievi attori che studiano o che iniziano questo percorso, io se fossi nei loro panni andrei sicuramente alla ricerca di chi sta girando sul set, andrei a conoscere, sarei molto curiosa e tenterei anche di fare, non dico un film, ma un cortometraggio, un piccolo corto, dei filmati, anche a casa magari, ma io tenterei di tutto, sia dal punto di vista sperimentale per conoscere meglio, sia anche il grande cinema naturalmente, quindi andrei a visitare costantemente il più possibile dove ci sono i grandi maestri o anche dalle sale di cinema alle feste, perché tante volte si fa più volentieri un contratto a cena che da un'altra parte. E cercherei soprattutto però di sviluppare moltissimo questo giro e una collaborazione molto più forte, cercherei di instaurare con dei gruppi che magari ai quali sono interessati la stessa cosa mia, stesso anche, cercherei di identificare una via mia.